Ciao a tutti amici del canale YouTube, buon inizio settimana, buon lunedì a tutti voi, un caro saluto, un caro abbraccio da parte mia, rieccoci con un nuovo video, parliamo di calciomercato, parliamo anche di alcune dichiarazioni che hanno fatto un po' rumore, anzi io comincerei da lì, poi affrontiamo l'argomento mercato perché parleremo della punta, dell'attaccante, di questo borsino dell'attaccante, no? Perché poi non sempre le quotazioni sono stazionarie, anzi salgono e scendono in base anche a come evolvono le trattative. E quindi comincerei con delle dichiarazioni che sono arrivate ieri sera da parte di Giampiero Gasperini, che ha lanciato una bordata incredibile all'Inter sulla questione debiti, perché giustamente noi ci incavoliamo quando vediamo che il Milan è a 19 punti di distacco dall'Inter, no? Però l'Inter in effetti sta portando avanti una politica molto rischiosa, nonostante un miliardo, in realtà sono 800 milioni di euro di debiti, continua a spendere, continua ad alzare gli ingaggi, continua a adottare una politica molto molto rischiosa. E quindi tutte le altre squadre hanno sempre meno possibilità di vincere, a meno che non si cominci a rischiare come fa l'Inter. Ed è proprio il succo del discorso di Giampiero Gasperini. La domanda è stata come si può colmare il divario con la testa della classifica, quindi con l'Inter in questo momento in testa alla classifica. E Gasperini dice: un modo è fare un miliardo di debiti facendo contratti incredibili, oppure non vendendo i giocatori migliori e comprando. Per essere competitivi come l'Inter, l'unico modo è fare contratti incredibili, vedi quello di Lautaro a 9 milioni più 2 di bonus e facendo un miliardo di debiti. È una bella frecciatina che ha lanciato Giampiero Gasperini all'Inter, facendo presente che con questo tipo di politica rischi veramente tanto accumulando debiti su debiti, oppure dura acciuffare la testa della classifica utilizzando altre strade. Mi sembra comunque che un po' tutti hanno condiviso questa dichiarazione di Gasperini, perché così facendo, insomma, la lotta allo scudetto diventa impari, perché chi segue le regole alla fine non vince e viene criticato, chi invece non segue le regole, accumula debiti e fa contratti incredibili, vince e viene elogiato. Quindi la visione in questo momento è un po' distorta, bisogna ammetterlo. Secondo me, per esempio, il Milan, visto che ha una situazione debitoria praticamente ottimale, non ha grossi debiti, bilancio inattivo, è una società che cresce bene, dovrebbe provare ad osare un pochino di più, osare per cercare di colmare questo gap e provare di nuovo a vincere con sì la forza delle idee, ma anche poi sostanzialmente magari alzando un po' il livello degli ingaggi, andando su giocatori pronti. Ecco perché comunque il tifoso del Milan è arrabbiato, perché vorrebbe vedere la propria società più ambizione rispetto a quella che c'è attualmente. Il Milan a livello di attaccante sta valutando diversi giocatori, no? Sappiamo che Zirkzee è sempre stato il primissimo obiettivo del Milan, è sempre stato uno dei giocatori principali che il Milan volesse prendere sul mercato. Però questa questione delle commissioni sta un po' frenando la squadra rossonera, pure perché si parla di 15 milioni di euro di commissioni, dai 10 ai 15 milioni sono comunque tanti, e soprattutto il Bayern Monaco ora con la possibilità di trattenere Zirkzee ha aumentato ancora di più la concorrenza per il giocatore olandese. E quindi cosa succede? Succede che il Milan comunque sta valutando altri profili. C'è sicuramente il nome di Sesco, ma è complicato arrivarci, perché se è difficile prendere Zirkzee a 40 più 15 di commissioni, figuriamoci prendere Sesco che parte da una base di 65 milioni di euro, poi ci deve mettere anche l'ingaggio e le commissioni.
sta risalendo con forza il nome di Santiago Giménez, attaccante del Feyenoord di origine argentina, ma lui gioca per la nazionale messicana. Giménez nell'ultima stagione nel campionato olandese ha segnato 23 gol in 30 presenze, comunque un numero importante di gol, tra cui 6 assist. Poi ci aggiungiamo 2 gol in Champions League, un altro gol in Europa League, per un totale di 26 reti. Ecco, se il Milan vuole un attaccante da 20 gol a stagione, Giménez può essere l'uomo giusto. È più una punta classica nel termine proprio, una punta d'area di rigore, un giocatore che ruota, sì, cioè si svaria, ecco, sul fronte offensivo, ma comunque agisce sempre all'interno dell'area di rigore. Molte volte partendo anche da posizioni diverse, però è un giocatore d'area, è un attaccante, una punta, a differenza invece di Zirkzee, che esce anche fuori dall'area di rigore, va a prendersi il pallone a centrocampo. Però Zirkzee fa segnare di più gli altri giocatori, che possono essere Pulisic e Leao, mentre ecco l'ideale proprio del sostituto di Giroud può essere Giménez, viene visto proprio in quel modo lì. Poi d'altronde parliamo di un giocatore molto giovane, cioè giovane, ecco, ha ancora 23 anni, non è un trentenne, 23 anni, lui è alto 1,83 m ed è la classica punta centrale. L'estate scorsa la valutazione che si faceva di Giménez era attorno ai 40 milioni, secondo me in questo momento è salita a 50, perché comunque viene da una stagione molto buona dove ha segnato tanto, ribadisco, 26 reti tra campionato e coppe. Ed è un giocatore interessante anche perché tra l'altro il Milan ha avuto già dei colloqui, dei contatti con i suoi agenti, con i suoi procuratori in sede, sia quest'anno sia l'anno scorso. Vuol dire che il Milan tiene calda questa pista, la tiene aperta. Giménez è secondo me un attaccante forte, è chiaro che se vuoi un attaccante da 20 milioni deve mettere in programma almeno un acquisto da 50... Se vuoi prendere un attaccante da 20 gol, è chiaro che devi mettere in programma un acquisto da almeno 50 milioni di euro. Almeno parlo, perché comunque gli attaccanti forti si fanno pagare, questo è chiaro. Altra cosa, per quanto riguarda Jonathan David del Lille, è un giocatore che Fonseca ha utilizzato per 2 stagioni, quindi comunque conosce le caratteristiche, ma probabilmente nel nuovo corso del Milan vorrebbe un attaccante con caratteristiche diverse, e per questo un uomo alla Giménez del Feyenoord potrebbe essere l'ideale. Chiudiamo con le dichiarazioni di Deschamps, CT della nazionale francese. Ha parlato di Theo Hernandez, ha detto: in Theo non vedo lo stesso entusiasmo della stagione di quando vinse lo scudetto, ma credo che sia anche normale, perché in quella stagione andava tutto bene, era una stagione in cui il Milan ha vinto e quindi il morale del giocatore era più alto. In quest'anno, in questa stagione e nell'ultimo periodo, diciamo che sia Theo ma in generale tutta la squadra non vive sulle ali dell'entusiasmo, perché i risultati non stanno arrivando. Credo che sia anche normale. Poi, se è un messaggio in codice perché Theo vuole andar via e Deschamps, come dire, sta facendo capire che non c'è lo stesso entusiasmo della stagione di quando vinse lo scudetto, e allora parliamo di un'altra cosa, ecco. Magari potrebbero essere anche loro un po' più espliciti nel far capire queste cose. Per quanto riguarda Maignan, lui dice: Mike è stato ferito dall'episodio di Udine, episodio di razzismo. Il fattore mentale può avere ripercussioni sul piano fisico, ma l'anno scorso è stato straordinario e non credo che ci sia nulla di cui preoccuparsi, dice Deschamps per quanto riguarda Mike Maignan. Poi parla anche di Giroud, dice: all'ultimo europeo è importante per contare sulla sua esperienza. Sappiamo che Giroud in effetti ha lasciato il Milan e molto probabilmente dopo lascerà anche la nazionale. C'è anche una frecciata, no, niente male, nei confronti del Milan.
e dice: organizzare una tournée in Australia in pieno ritiro delle nazionali non è molto simpatico, dice Deschamps lanciando questa frecciatina al Milan. Per quanto riguarda invece Hernandez, aggiungo anche un'altra frase. Lui dice: ma mi sembrava fosse felice al Milan, dove ha fatto pure il capitano da straniero, però ecco, non c'è lo stesso entusiasmo della stagione dello scudetto. Ed è giusto anche però aggiungere questa ulteriore frase in cui gli dice: sembrava fosse felice al Milan, ne abbiamo parlato a marzo, dove ha pure fatto il capitano dei rossoneri. E ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo dopo, un caro abbraccio a tutti voi, ciao.